Giovanni Torri, vice direttore ANCI Emilia Romagna, lei ci è sembrato un po' scettico su questi nuovi metodi di costruzione di edifici energia quasi zero o casa passiva, è così? No, in realtà non sono scettico. Le opportunità che ci sono sul mercato, sia come studi, come potenziale opportunità del futuro, sono variegate, che vanno dalla casa passiva a costruzioni che invece tengono conto delle normative regionali, ma sono di altra tipologia. Quindi l'importante è che il mondo dei costruttori, poi sono quelli che i costruttori devono dare il prodotto finito, devono far sintesi fra gli studi, le norme, i progettisti, e quindi il nostro è una concreta applicazione di quello che è il percorso progettuale. In questo ci sta la casa passiva e ci sono case che hanno dei consumi che stanno all'interno delle norme. Dobbiamo dare ai nostri concittadini la possibilità di poter valutare e scegliere, e quindi in questo ci sta anche l'opportunità di fare scelte difficili e impegnative, e altre scelte che sono la sintesi delle norme regionali che ci impone il nostro territorio. Francesco Nesi, Zephyr Istituto Passive House, ma la casa passiva è già realizzabile o ancora nelle favole, come diceva prima Torri? No, esistono attualmente stimati più di 40.000 edifici in tutto il mondo, dalla Corea all'Australia, agli Stati Uniti, all'Europa stessa, e anche in Italia ci sono già diversi edifici progettati, realizzati, certificati e monitorati, che permettono anche di dare una stima della bontà progettuale e realizzativa di questo protocollo. Il Passive House Institute, nella figura di Wolfgang Feist e tutti i suoi collaboratori, si è speso per anni, diciamo, soprattutto anche all'interno di un progetto europeo che si chiama Passive On, per la contestualizzazione nell'ambito mediterraneo del protocollo Passive House, integrando concetti come il fabbisogno frigorifero per il raffrescamento, il carico frigorifero e così via, fino ad arrivare all'ultima versione del software progettazione, che include addirittura gli effetti di deumidificazione e di raffrescamento proprio specialmente per il nostro clima. Quindi possiamo dire a tutt'oggi che Passive House è uno dei protocolli più utilizzati e più validi a livello mondiale, specialmente e soprattutto nel bel paese assolato che è l'Italia.